Ciao a tutti, sono Clizia Mangano. Ho già avuto modo di presentarmi all'interno di questo spazio. Come vi avevo promesso, vi avrei parlato di libri e vorrei cominciare subito con un romanzo che ha avuto un grandissimo successo, sia di pubblico che di critica. Nel 2018 ha vinto il premio Campiello. Sto parlando de Le Assaggiatrici di Rosella Postorino, edito da Feltrinelli. Questa è la storia di Rosa Sauer, che prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale aveva una vita ordinaria, una vita anche appagante. Rosa viveva a Berlino, nella vita era una segretaria e aveva un marito. Poi la guerra scoppia, lui viene chiamato al fronte, si arruola. E lei resta a vivere nella capitale insieme alla madre fino a quando quest'ultima purtroppo non resta vittima di un bombardamento. Qui Rosa prenderà la decisione di andare a vivere dai suoceri per non rimanere da sola in un piccolo villaggio, Grosspasch. Qui la sua vita cambierà ulteriormente perché verrà arruolata come una delle 10 assaggiatrici del cibo del Führer. È un momento storico molto delicato, cruciale per la storia della Germania, che si ritrova a veder crollate tutte le certezze. Siamo sul finire del 1943. Ho deciso di leggervi il prologo, proprio un piccolissimo estratto. Entrammo una alla volta. Dopo ore di attesa, in piedi nel corridoio, avevamo bisogno di sederci. La stanza era grande, le pareti bianche. Al centro, un lungo tavolo di legno su cui avevano già apparecchiato per noi. Ci fecero cenno di prendere posto. Mi sedetti e rimasi così, le mani intrecciate sulla pancia. Davanti a me un piatto di ceramica bianca. Avevo fame. Le altre donne si erano sistemate senza far rumore. Eravamo in 10. Alcune stavano dritte e compite, i capelli tirati in uno chignon. Altre si guardavano intorno. La ragazza di fronte a me strappava pellicine con i denti e li triturava sotto gli incisivi. Aveva guance morbide e chiazzate di coporos. Aveva fame. Alle 11 del mattino eravamo già affamate. Non dipendeva dall'aria di campagna o dal viaggio in pulmino. Quel buco nello stomaco era paura. Da anni avevamo fame e paura. E quando il profumo delle portate fu sotto il nostro naso, il battito cardiaco picchiò sulle tempie, la bocca si riempì di saliva. Guardai la ragazza con la coporos. Aveva la mia stessa voglia. È un romanzo che ha trovato spunto da una vera storia, in realtà di Margot Walker, che oggi è una ultracentenaria e che solo da qualche anno ha deciso di rendere pubblica questa storia delle assaggiatrici di Hitler, che in realtà erano 15 e non 10. Rosella Postorino ha deciso di non raccontare proprio la sua storia, in quanto non ha mai avuto modo di incontrarla di persona. È una scrittura davvero molto lineare ed è davvero un libro in grado di riportare dei fatti storici con grande attenzione. Assolutamente consigliato, assolutamente da leggere. A presto.